Consiglio regionale, via libera al rendiconto per il 2022, l'atto è stato votato a maggioranza. Approvato con voto favorevole all'unanimità un ordine del giorno che invita a destinare parte dell'avanzo all'Alto Mugello colpito dal maltempo. Ambiente, piano sulla qualità dell'aria, informativa della Giunta, l'assessora Monia Monni ha illustrato gli orientamenti per la predisposizione del piano. L'Aula ha approvato a maggioranza con il voto favorevole di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Fratelli d'Italia e Lega. Eventi, il Cammino della Sette Ponti attraverso i luoghi più belli della Toscana. La camminata, promossa dalla Regione Toscana, presentata in una conferenza stampa, presenti i sindaci dei territori coinvolti. L'Aula ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Approvato all'unanimità, invece, un ordine del giorno collegato all'atto, presentato dalla consigliera Elisa Tozzi, gruppo misto Toscana Domani. L'ordine del giorno, in merito alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello colpiti dagli eventi meteorologici del 17 maggio 2023, impegna l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad attivarsi affinché almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sia destinata all'erogazione di contributi volti al superamento dell'emergenza in corso in questi comuni. Sentiamo a tal proposito Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Sono, direi, soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Ecco, oggi l'Aula, in modo direi unanime, e questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione dell'Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, diciamo, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica, diciamo, si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza, possiamo fare anche dei piccoli direi anche dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. L'autonomia di bilancio, organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale è prevista dall'articolo 28 dello Statuto, che attua tale disposizione statutaria. Prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, disponga di un bilancio autonomo costituito da trasferimenti ordinari del bilancio della Regione, eventuale avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente e dalle entrate derivanti dalle attività direttamente svolte. La gestione complessiva dell'Assemblea Toscana incide in minima parte, ovvero per lo 0,20%, sul bilancio della Regione Toscana, come ha ricordato il Presidente della Commissione di Controllo, Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, illustrando il resoconto in aula. Il rendiconto del Consiglio regionale, noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro, ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, che risente ancora di un ritardo negli investimenti, soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto, ancora una volta, la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione, che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito, quindi, il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace, l'abbiamo fatto presente al Presidente Gianni e al Presidente Mazzeo.
critica anche la posizione di Massimiliano Baldini della Lega. Gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è, a nostro avviso, comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Il consigliere Andrea Pieroni del PD ha invece sottolineato come siano stati fatti investimenti importanti. Il gruppo del PD ha votato in maniera favorevole al consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2022 perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. E adesso il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni, perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative, e questo, su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. Sentiamo infine Stefano Scaramelli di Italia Viva. Il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante. Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto e materiale particolato fine, ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto dei valori limite, aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e di diffusione delle informazioni in questo senso. Questi gli obiettivi che dovrà contenere il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, illustrati dall'assessora all'ambiente Monia Monni nell'informativa al Consiglio regionale.
tra le aree di maggiore criticità emergono quella della Piana Lucchese e Pistoiese e del Comune di Firenze, che sono state oggetto di sentenze della Corte di Giustizia Europea per il superamento di PM10 e NO2. La Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Rubertis, del PD, ha sottolineato come al nuovo piano affidiamo un compito strategico del percorso della transizione ecologica. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'area, che deve, come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti, un piano dell'area che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo la salute dei cittadini, non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni, ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Passi avanti anche secondo Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni. Sentiamo adesso il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'aria in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della Regione per migliorare anche nei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla Regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la Regione Toscana, Italia Viva e Partito Democratico. Critico il consigliere Andrea Ulmi della Lega. Diciamo che l'assessore ci ha dato qualche informativa ulteriore rispetto ai documenti che avevamo. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e 2015. La Regione Toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone, diciamo, che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia.
una per la piana lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducano in fatti concreti, perché ad oggi siamo sotto infrazione. Il Cammino della Sette Ponti arriva alla sua sesta edizione ed è stato presentato alla stampa dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Antonio Mazzeo, dall'Assessore all'Economia e Attività Produttive della Giunta Regionale Leonardo Marras e dall'ideatore del percorso Enzo Brogi. Il Cammino della Sette Ponti, nato dall'impegno dei comuni di Reggello, Castelfranco Pian di Scò, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi, si svolgerà in questo fine settimana da ieri al 4 giugno su un percorso di circa 70 km che ricalca il tracciato dell'antica Cassia Vetus, strada che i pellegrini percorrevano per andare a Roma, situato in un'area compresa tra le province di Firenze e di Arezzo. Siamo oggi a presentare uno dei cammini più belli della Toscana e dell'Italia, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Siamo qui a celebrare uno dei cammini turistici più belli della Toscana, più belli dell'Italia e noi dobbiamo svolgere questo ruolo, essere amplificatori della bellezza della nostra terra. Il Prato Magno, il Valdarno Fiorentino e Aretino rappresentano uno di quei territori tra i più belli della nostra regione, e incontaminati, pieni di storia, di arte, di bellezza, di cultura cresciuta nei secoli, ed è qui, intorno a tutto questo, che si è costruito questo cammino e che deve essere sempre più valorizzato e sviluppato per far conoscere non solo ai cittadini del luogo, non solo ai toscani, ma anche a chi viene da tutte le parti del mondo, quanta bellezza diffusa c'è nella nostra regione. E adesso i commenti dei rappresentanti dei comuni interessati. Sentiamo Caterina Barbuti, assessore al turismo di Terranuova Bracciolini. Quest'anno abbiamo anche allungato il cammino perché sarà di 4 giorni e quindi diciamo nel weekend del Ponte della Festa della Repubblica, quindi insomma ci auspichiamo una buona partecipazione. Già un po' di prenotazioni sono arrivate sia da, insomma, da un po' da fuori regione che anche dalla nostra regione, dai nostri comuni, e questo è un progetto che portiamo avanti da un po' di anni insieme a tutti i comuni, e parallelamente all'evento abbiamo anche, grazie al contributo di Regione Toscana, realizzato diciamo la segnaletica all'interno del percorso. Il percorso sarà tracciato, disponibile a tutti, e ci saranno anche delle aree di sosta, quindi pian piano implementeremo questo progetto che diciamo è già a buon punto, però da ora parte la sfida più importante, è quello di farlo conoscere e valorizzarlo. E adesso Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Pian di Scò. Innanzitutto perché il territorio si presta eccezionalmente per la sua bellezza a essere fonte di accoglienza, ma anche per l'ospitalità delle popolazioni. Per questo la collaborazione con le Proloco, con gli agriturismi è un fatto qualificante, ma particolarmente per la ricchezza del patrimonio storico-artistico. È recente l'attribuzione, anche se del territorio delle Balze, del nostro comune particolarmente, sullo sfondo della Gioconda, che gli storici hanno attribuito, alcuni storici, proprio al territorio delle nostre Balze. Sarà uno degli elementi centrali del percorso, ma anche le due emergenze grandi del nostro territorio, la pieve millenaria di Santa Maria Scò e la badia a Soffena, Vallombrosana. Quindi sono due emergenze che insieme a un territorio meraviglioso sulla vecchia Cassia, o Clodia che dir si voglia, romana, ci portano a essere ospitali anche per la
capacità di accoglienza della natura e delle realtà che in essa si sono inserite. Sentiamo Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi. Castiglion Fibocchi è il più piccolo comune del Cammino della Sette Ponti, anche l'ultimo verso la Vallata Aretina, quindi è un appuntamento fisso a cui ci concentriamo molto, tutte le nostre risorse e le nostre forze per cercare di promuovere il nostro territorio, il nostro borgo, che in quell'occasione da noi arriveranno il 3, sabato 3 pomeriggio, sarà colorato a festa con delle iniziative anche floreali di fiori e soprattutto colorato anche dalle maschere dei figli di Bocco, il nostro carnevale storico, e quindi tutta la comunità, le associazioni che si mettono in collaborazione facendo rete con tutte le altre amministrazioni, non per promuovere un comune o un territorio, ma il nostro territorio, che è la ricchezza che ci accomuna e che ne dobbiamo fare veramente tesoro per promuovere l'intero territorio. E adesso Moreno Botti, sindaco di Loro Ciuffenna. Come noi diciamo sempre a Loro Ciuffenna, a volte possiamo scegliere nella vita il luogo dove morire, ma mai scegliamo il luogo dove nascere. A noi che siamo nati sulla Sette Ponti è andata molto, ma molto bene. E dobbiamo portare il peso della responsabilità di questa grande fortuna, e quindi il percorso della Sette Ponti. La Sette Ponti è una cerniera fra il Prato Magno e il Val d'Arno, e sta a noi tenere questa cerniera aperta o chiuderla. E noi abbiamo voluto chiuderla. Questo è un percorso che parte anche da lontano. Ricordo il comprensorio turistico della Sette Ponti, ricordo la maratonina delle Quattro Pievi e ora il cammino della Sette Ponti. Quindi unire le comunità per restituire veramente quella fortuna alla quale noi dobbiamo essere estremamente grati. Infine le parole di Piero Giunti, sindaco di Reggello. Siamo pronti e anche molto soddisfatti e contenti. Camminare è qualcosa di più di mettere un passo dopo l'altro, e il cammino della Sette Ponti esprime proprio questo: voler promuovere un territorio, voler promuovere un gioco di squadra e una rete fra istituzioni, i comuni che sono attraversati dalla Sette Ponti, la regione toscana, le associazioni, i cittadini a cui sta veramente a cuore questo meraviglioso percorso. E quindi questo cammino va a inserirsi in un turismo particolare, quel turismo lento, quel colismo dove non solo porta a camminare le persone, ma a far vivere un territorio. E quindi è un appuntamento importante, perché avremo la possibilità di mostrare a chi viene, a chi avrà veramente la fortuna di partecipare in questo percorso, in questi 4 giorni, di ammirare un territorio meraviglioso e gustare anche tutti quegli altri aspetti culturali, enogastronomici e anche turistici. Quindi venite a fare il cammino della Sette Ponti, perché sarà un'esperienza che vi renderà diversi dal giorno in cui partite al giorno in cui arrivate, migliori, e vi renderete conto delle meraviglie del nostro territorio.